Grazie Presidente, onorevoli colleghi, è rimasta nella scorsa legislatura una pagina sospesa che a mio avviso era una pagina di pregio del Parlamento, cioè la possibilità di vedere il riconoscimento del valore dell'attività sportiva in Costituzione. E questo sarebbe stato un merito ascrivibile a tutte le forze politiche che, come è stato detto, hanno votato quella proposta di legge nella scorsa legislatura, che era figlia di un testo unico di diverse proposte che erano state portate in materia e che, come veniva detto dal senatore Parrini, che era il presidente della Commissione Affari Costituzionali, trovò un'intesa di tutte le forze politiche sia sulla definizione da inserire all'articolo 33 sia sul posizionamento all'articolo 33 della Costituzione. Ci furono i due passaggi al Senato, il passaggio alla Camera, poi per l'interruzione della 18ª legislatura non siamo arrivati a meta. Io ho pensato, così come hanno fatto altri senatori, di ripresentare quel testo che era figlio di un accordo delle forze politiche per fare in modo che tutti insieme noi riusciamo a tagliare questo traguardo che riconosca ad un intero mondo che coinvolge la passione di milioni di praticanti in Italia, che devono avere il riconoscimento più alto che ci possa essere, quello in Costituzione, della loro attività. È stato detto in tutti gli interventi dei rappresentanti dei gruppi, lo sport come strumento per superare le differenze, per promuovere uno stile di vita sano, come strumento fondamentale per trasmettere la cultura della legalità, uno strumento il cui fatturato è la passione. I grandi risultati sportivi che ci fanno sentire sempre un po' più orgogliosi di essere italiani nei momenti di gioia, ma anche, come veniva detto, la pratica di base dello sport, che credo debba essere quella che maggiormente deve interessare chi, come noi, rappresenta l'interesse prevalente dei cittadini italiani. Anch'io, nel mio primo disegno di legge che avevo presentato in principio della legislatura 18ª, avevo agganciato all'articolo 32, rinvenendo nella tutela della salute l'aspetto prevalente. Però poi, come sempre, il buono è nemico dell'ottimo. Io credo che sia importante però raggiungere tutti insieme questo risultato, perché quello che rappresenta lo sport in termini di scuola di vita, soprattutto per i più giovani, non può rimanere negletto tra le pagine della nostra carta fondamentale. Il Parlamento ci ha provato per tanti anni. Voglio ricordare che il primo a presentare una proposta di legge fu il compianto senatore Maceratini, capogruppo di Alleanza Nazionale, nel 1996.
Ma io credo che questa visione possa diventare patrimonio della nostra nazione nei primi mesi del 2023, se saremo capaci tutti insieme di confermare questo impegno e votare favorevolmente, come farà il gruppo di Fratelli d'Italia, alla richiesta di procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del nostro regolamento. Fare in modo che il mondo sportivo italiano trovi la sua consacrazione in una visione del Parlamento che è sempre orientata alla valorizzazione di ogni aspetto umano e sociale della nostra comunità nazionale. Grazie Presidente.